Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Recoaro Mille, notissima località sciistica nelle piccole Dolomiti. Faremo un percorso famosissimo e interessantissimo, il Sentiero dei Grandi Alberi, e seguiremo integralmente il Sentiero CAI 120 fino a Rifugio Battisti. Fatti pochi metri sulla strada, ecco la prima tabella e qui ci sono i tigli ibridi, un gruppo di 23 esemplari che formano un vero e proprio boschetto, i tigli ibridi di Pizzegoro. Eccoci arrivati all'Inte delle Montagnole, altro albero secolare e maestoso. Però lungo il percorso incontreremo moltissime malghe, non tutte attive però. Questa ad esempio è Malga Anghebe. Cominciano a vedersi delle magnifiche visuali sul gruppo del Pasubio. Che cos'è? Deve essere la giassara, cioè la ghiacciaia.
un segno? È una freccia. Si vede che qua è facile perdersi. Lì in fondo si vede una tabella, però è fuori percorso, quindi deviamo un attimo, andiamo a vedere di che albero si tratta. Infatti è la tabella numero 12, i fagari di Malga Podeme seconda. Che albero è? Un fagaro. Due fagari, anzi. Un faggio. Il sentiero dei grandi alberi fa anche parte della via delle Prealpi. Questo è il quarto tratto, la via delle Prealpi va dal Garda al Cansiglio e qui questo tratto è indicato con C4. È una ghiacciaia? Non lo so, sì, sembra di sì. Sembra una ghiacciaia. Siamo in vista del rifugio Battisti. Ancora su, sì. Qua. Quanto manca? 1, 2, 3, 4 tornanti. In salita. Sì, tutti in salita.
siamo arrivati sulla strada asfaltata che da Recoaro porta su alla Gazza, dove c'è il rifugio Battisti. 15 minuti ancora. Beh, ci siamo, dai. Eccolo qua, finalmente, il rifugio Battisti. Eccoci arrivati al rifugio Battisti. Il sentiero dei grandi alberi termina qui. Il ritorno lo si deve fare per lo stesso percorso dell'andata, ma noi faremo qualche deviazione. Al ritorno, tutti i pezzi che abbiamo fatto in discesa diventano in salita, tipo questo. Siamo sul percorso di ritorno, nel punto in cui c'è la deviazione per Malga Morando a 10 minuti. E abbiamo scoperto che il sentiero dei grandi alberi dovrebbe essere fatto da 15 tabelle. Noi ne abbiamo trovata solo qualcuna. E in effetti è perché non coincide esattamente con il 120. Per esempio qui ce ne sono 3 facendo il giro dall'altra parte. E pochi minuti dopo il bivio siamo tornati alla tabella numero 8. Da questo disegnino si capisce perché abbiamo trovato solo poche delle 16 tabelle. Le prime 4, vabbè, sono prima di Recoaro 1000, quindi sono fuori dal 120. Le altre le abbiamo trovate quasi tutte, questa è la 8. 9, 10 e 11 sono chiaramente fuori percorso. La 12 l'abbiamo trovata, ma le successive restano un mistero dove siano, perché sembra che coincida. E in effetti adesso abbiamo capito come funziona il sentiero dei grandi alberi. Questa è la Gazza, non è il rifugio Battisti. Il rifugio Battisti è più su e più in qua. Quindi questo è un altro percorso, non è il 120, però non è segnalato e noi abbiamo fatto quello che fanno tutti. E questo è ciò che rimane di un albero monumentale. E adesso, invece che tornare esattamente per il percorso dell'andata, facciamo una deviazione a sinistra per questa strada qui che non è segnalata. Questa porta alla trattoria La Gabbiola, che è uno dei punti alternativi per la partenza del sentiero dei grandi alberi. Un po' per variare l'itinerario e un po' per andare a visitare un'altra cosa. E dopo una cinquantina di metri si deve andare a sinistra. Ecco, siamo sbucati
su questa qui, che è la strada delle Casare, che a destra ci riporterà al punto di partenza passando per la trattoria La Gabbiola. E questo è anche un punto alternativo per fare il sentiero dei grandi alberi, ci si risparmia circa mezz'ora di cammino. Adesso però diamo un'occhiata a questo villaggio cimbro di case a Snicar. Bene, siamo tornati nel boschetto di tigli di questa mattina, a pochi passi dal punto di partenza. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.